Dove finiscono i soldi della regione? Se lo è chiesto Bonfiglio Mariotti nel suo libro dal titolo Dossier Romagna, con la prefazione di Stefano Vitali, presidente della provincia di Rimini, che ha sottolineato come, pur non essendo d'accordo alla realizzazione della regione Romagna, ci sia però nello stesso tempo la necessità di avere più autonomia dal governo regionale. Vitali poi non esclude anche la possibilità di valutare l'idea di creare un'unica provincia della Romagna. Abbiamo degli elementi che ci portano a dire che si sta ricentralizzando tutto. Faccio l'esempio dell'atto regionale sui rifiuti e sull'idrico, che in realtà nel nome dell'efficientamento non fa altro che togliere ai territori o comunque limitare il potere che i territori hanno avuto fino ad oggi di gestirsi in maniera autosufficiente, così come la legge prevede, per esempio il discorso dell'idrico e dei rifiuti. Mariotti nel suo libro mette al centro proprio questo: la Romagna deve avere più voci in capitolo e per arrivarci la politica, le amministrazioni locali e gli imprenditori devono fare il sistema. Il libro raccoglie anche passaggi che riguardano l'utilizzo delle risorse regionali e quelle destinate al territorio. Alcuni esempi: il turismo, scrive, come settore economico ha avuto dalla regione lo 0,1% dei trasferimenti delle spese correnti e lo 0,2% dei trasferimenti in conto capitale nelle spese di investimento, dati del consuntivo 2009. Mentre al settore industriale, cooperazione artigianato, problemi del lavoro, è stato stanziato il 12,5%. Altro esempio, continua l'autore, i tecnopoli. I tecnopoli, una serie di aggregazioni di tecnologie di varie estrazioni all'interno di un determinato territorio, no? Su 80 milioni di euro erogati nel 2011 per i tecnopoli dell'intera regione Emilia-Romagna, a noi ne sono arrivati il 9,2%,